Ciao Flavio, benvenuto. Questa volta diamo inizio a questa rubrica, alla rubrica nuova che si occuperà di erbe per il TG della Fisio, Update Fisio. Quindi tu ci hai promesso che ogni mese ci racconterai di una pianta selvatica o coltivata, no? Mi sembra di aver capito, non necessariamente spontanea. Sì, Sì. ti racconterai di una di queste che saranno quelle, immagino saranno quelle giuste che più o meno in quel momento qualcuno potrebbe anche riuscire ad andare a raccogliere se le trova, se sa dove stanno. E poi ci dirai cosa farne, no? Anche per quali scopi utilizzarli, eccetera, eccetera. Con che cosa cominciamo questa volta? Questo mese presenteremo la betulla, questo magnifico albero che vive prevalentemente al nord, ma perché ha bisogno abbastanza di umido e di terreno lievemente acido. Però lo troviamo anche in Italia, nelle Alpi, Appennini e qualcosa, se ha sufficientemente umidità, anche fino in Sicilia. È una pianta tipicamente nordica, comunque, le sue zone prioritarie sono il nord e, per esempio, come il Canada c'ha l'acero, la Finlandia c'ha la betulla come pianta tipica, specifica. In Siberia è considerata proprio quasi a livello totemico, è considerato un pilastro cosmico praticamente. È una cultura che la vede prioritaria fra tutte le piante in modo molto spiccato. È una pianta che può raggiungere i 20, 22, 25 metri, ha quella tipica corteccia quasi bianca, quasi sfogliata, le foglie lievemente grigiastre, luminose, e tipico per esempio è il muoversi continuamente anche con una brezza leggerissima, perché come il Poposus alba, il pioppo bianco, ha il picciolo non circolare ma ellittico, ed ha appunto questa continua mobilità appena si muove l'aria. È una pianta che mediamente non raggiunge grandi età, cioè è molto più facile trovare un castagno, un faggio di 100-120 anni. La betulla singolarmente sembrerebbe essere meno longeva, però in effetti è già una delle strane peculiarità della betulla, che è una pianta sociale, nel senso che tramite delle simbiosi radicali fa collegamento tra pianta e pianta. Per cui, mentre se ci sono piante singole, degli ulivi, delle sequoie che raggiungono anche i 4-5 mila anni, appunto la betulla è difficile singolarmente trovarla molto vecchia, però lavora di specie, lavora di individualità allargata, perché tramite le radici hanno delle simbiosi radicali, per cui creano praticamente un reticolo, per cui ci sono delle zone in cui ci sono, chiamiamoli, dei macroindividui, per cui è praticamente un sistema che è composto dallo stesso DNA, la stessa tipologia di pianta interconnessa, che raggiunge gli 80.000 anni, come dice Mancuso.
Per cui è una pianta molto strana, una pianta sociale, diciamo, come Volevo caratteristiche intrinseche. chiederti una cosa, una curiosità, perché la connessione tra le piante è di solito si sì, avviene anche a livello aereo, ma sicuramente avviene con l'aiuto dei miceli, no? Quindi Esatto. la betulla cresce, a differenza dell'olivo che cresce in terreni secchi e anche sabbiosi, la betulla cresce in terreni che sarebbero buoni per i funghi o comunque terreni più umidi. Sicuramente. Adombrati, più immagino, insomma, con materiale fresco che si sta degenerando, tipo foglie o queste cose qui. Sì, Terreno molto umidificato. sì, sì. E E più altre sono quindi questi assolutamente cieli, il micelio per fanno da questo. piccolo. Va bene, scusa, piccola curiosità che mi sembrava carino sottolineare. Sì, è strano, ha un carattere molto socievole, diciamo, molto sociale. E, per cui la betulla, beh, più o meno penso che la conosceremo tutti, perché l'abbiamo messa in questo momento? Stiamo uscendo dall'inverno, nell'Hoin che passa, nell'Hoin che esce, inizia a uscire nello Yang. E questo movimento è spiccatissimo nella betulla. La betulla ha una spiccata funzionalità stagionale, perché, come vedremo prossimamente, verso fine febbraio, inizio di marzo, la betulla fa un'attività di movimento all'interno della sua linfa spiccatissimo, e questo è il momento in cui possiamo intervenire per raccoglierla. Per questo possiamo trovare una betulla, ovviamente non proprio sul bordo di una strada, in un posto abbastanza pulito, diciamo, e facendo un piccolo forellino nel tronco. Per cui con un trapanino facciamo un foro orizzontale. Dentro questo foro possiamo infilare un ferrettino tipo questo, per cui si infila nella corteccia e dall'altra parte si aggancia un tubetto come questo. Ecco, quanto se ne estrae più o meno da una pianta, Flavia? Allora, dipende ovviamente da vari fattori, dalla dimensione della pianta, che ovviamente non deve essere una piantina troppo piccola, cerchiamo almeno un tronco di 15-20 cm di diametro, lo posizioniamo il foro a un'altezza media di 1 metro circa, agganciamo questo tubetto, leghiamo la bottiglia sotto e possiamo spillarne anche 1 litro nell'arco delle 24 ore. Dipende molto dalla stagionalità, dipende primo dal momento, perché è una cosa che succede un 10, 12, 15 giorni l'anno, per cui bisogna prima di tutto trovare il momento giusto, che normalmente dicono potrebbe essere la luna piena, a cavallo della luna piena, intorno all'equinozio di primavera. Comunque, fine febbraio, inizio di marzo, fin tanto che non ci sono ancora foglioline aperte sulla cima della pianta. Dipende anche molto se l'inverno precedente ci sono state dei periodi molto rigidi di temperatura. Questo favorisce lo sviluppo, cioè la produzione di più linfa, mediamente. Meno quello di una pioggia subito a ridosso, è più la temperatura bassa che. Senti, fai un buco per pianta o ne fai più di uno? Ma dipende da quante betulle abbiamo a disposizione, sarebbe meglio avere un buchino per pianta. Comunque la pianta non è che vada in sofferenza, perché ne produce una quantità immensa. Poi ovviamente dopo 2 o 3 giorni che spigliamo,
ma lo si vede subito il momento di funzionalità, lo si vede che il prodotto cala giorno per giorno. Poi ovviamente si mette un tappino nel buco per evitare che spurghi troppo e si rimbiazza la pianta ovviamente. Questa linfa è qualcosa di magnifico perché è un disintossicante, oltre che lievemente diuretico, incredibile. Per quello che io ho scelto di mettere la betulla in questo momento, perché proprio l'energia ci favorisce l'energia della purificazione, del tirarci uscire dalla stasi, non dico tossine, ma comunque dal ristagno tipico dell'inverno. Del portarsi all'interno, mentre invece a questo punto, alla primavera, abbiamo questo momento di prepararci all'esplosione estiva, di purificazione, di lavaggio. Per cui la linfa di betulla, di cui in questo, cioè per cui berla in questo momento, è non a caso specifico di questo momento, di questo periodo. La Chiaro bevi, che la diluisci? La diluisci quando la bevi? No, di solito no. Lieve, essendo diuretica, semmai chiaramente non ne bevo un litro, però un bicchiere al giorno o un bicchiere al mattino, un bicchiere alla sera si sente proprio un lavaggio, una purificazione, un fare un giro dalla stasi invernale molto, molto spiccata. Hai parlato cioè, hai parlato, io ho sentito perché chiaramente la pianta ha una tendenza energetica che si riscontra sia in vita perché ha quella forte tendenza a produrre linfa e quindi la linfa è qualcosa che va in su, va in fuori, è l'inizio di un movimento yang, no? E poi fa la stessa cosa, sempre la stessa tendenza energetica nel corpo a portare in fuori. Guarda caso, papà, fa un lavoro che è una delle cose che fa la linfa nostra, insomma. A proposito, ti volevo chiedere, sempre per discutere di tendenza energetica, perché mi piace molto capire le erbe ragionando in termini di medicina tradizionale cinese, perché non, in questo modo non c'è bisogno di ricordarsi le 10 cose per cui va bene una tale erba, no? Non c'è bisogno perché imparata la tendenza energetica della pianta, uno alla fine, già per intuito, arriva a sceglierla in un determinato momento, no? Allora, quello che volevo chiederti era, nel ragionare e cercare di associare questa forza energetica della pianta e questa sua tendenza forte a crescere e produrre linfa, come compareresti la linfa delle piante a quella nostra? Perché la linfa del corpo umano, animale, svolge tante funzioni, tra cui anche quella un po' di netturbino, no? Si fa carico dell'immondizia delle nostre cellule e in qualche modo riesce a muoverla anche senza una pompa, cioè, si muove magicamente. Forse per la stessa forza con cui una linfa si muove in una pianta, senza che la pianta abbia un cuore, insomma, cioè, alla fine si muove. Allora, chiaramente il problema del catabolismo è di qualsiasi organismo vivente. Chiaramente il mondo vegetale ha un modo di affrontare i problemi molto diverso dal mondo animale, per cui il mondo animale ha una funzionalizzazione lo molto localizzata. La pianta invece praticamente ogni parte è in nuce la pianta stessa. Per cui la pianta ha, primo, dei tempi di reazione molto diversi, si può permettere, non si può spostare, non può scappare. Per cui le risoluzioni del problema non le può fare immediatamente, ma le fa molto più, diciamo, a fondo. Nel senso che
la linfa della pianta si muove in questo momento sulla betulla, si muove in un modo spiccatissimo, ma funziona sempre. Momenti di necessità di asportare, di funzione catabolica, c'è tutto l'anno in tutta la pianta. Nell'animale invece c'è una funzionalità molto più dedicata a determinati organi, per cui abbiamo il sistema linfatico che funziona continuamente. Non è che possiamo dire poco per volta procediamo a togliere le cellule morte che non ci servono più. È un approccio molto diverso fra mondo vegetale e mondo animale. Considerandolo sempre dal punto di vista energetico, allora io in un momento in cui, cioè, ora in questo momento vorrei dare un input al mio corpo di pulizia, di fine inverno, quasi non pulizia, non ancora pulizia di primavera, le pulizie di fine inverno fa la betulla, questo che allora voglio dare quell'input, non ho la betulla a disposizione, non ne cresce nessuna vicino a me, vado in erboristeria e trovo altre cose. Se potrei per esempio considerare solo il discorso della linfa, anche se mi ha già detto che quella di betulla chiaramente è 100 volte più potente di una qualunque linfa, però quella tendenza energetica ce l'ha qualunque linfa, per cui per esempio mi posso mettere, ma la mattina per colazione potrei mangiare dello sciroppo d'acero e comunque avere quel tipo di input, dare quel tipo di input al mio corpo, no? O magari il pomeriggio piglio la betulla. Certo, nel senso che qualsiasi pianta produce linfa e ovviamente in funzione del clima e della stagione in cui siamo, possiamo spostarci dalla betulla a altre essenze, un eucalipto, la betulla in questo periodo è qualcosa di esplosivo, diciamo, per cui utilizzarla subito sarebbe la potenzialità maggiore, però possiamo anche trovarla 12 mesi l'anno in erboristeria. È chiaro che perderemo qualcosa per la necessità di stabilizzarla, perché non si creino delle fermentazioni, per cui ogni produttore decide come stabilizzarla, prevalentemente con alcol, producendocela noi, quella che spigliamo, possiamo anche, se non la beviamo immediatamente, ho sentito che si può, alcuni hanno provato a congelarla, di modo che poi si può usare per un arco un pochino più lungo dei 10 giorni, si può tirare diciamo al mese e mezzo. Nelle erboristerie ci sono dei prodotti che sono commercialmente stabilizzati, appunto prevalentemente con alcol, che però perde un attimo, decade un attimo la funzionalità della linfa, ma questo come tutti i prodotti che devono essere stabilizzati per un commercio nell'arco dell'anno. In ogni caso, in qualsiasi momento, come l'acero, come anche è molto amaro, ma per esempio anche l'aloe potrebbe avere una funzionalità di attivazione anche del sistema linfatico. Bene, così per riassumere, poi se ad aggiungere qualcos'altro fa pure. Ora, noi non diamo indicazioni sul riconoscimento, perché comunque comporta fare una certa esperienza prima di riconoscere le piante. Internet può dare una mano, guardare delle foto, magari in un sito reputabile, eccetera, eccetera, può aiutare. Però, così, qualcuno che già usa questi strumenti e quindi ha una certa dimestichezza con le piante, si sente sicuro di poterla incontrare e riconoscere. In questo momento che fa? Si fa una passeggiata in collina, in posti dove c'è un boschetto? Sì, la betulla appunto a volte nelle Alpi, in parte degli Appennini,
crea anche dei boschi esclusivamente di betulle, ma si trova anche frammezzata con anche conifere e altre piante. C'è di buono che fra la corteccia bianca fasciata orizzontale, il fogliame molto leggero, l'impalcato dei rami molto, molto aereo, e il fatto che non ci siano altre piante simili con cui si possa confondere, non credo che ci possano essere problemi di andare a sbagliare pianta, cosa che invece è molto più facile e più pericoloso con delle piante erbacee, per esempio. Andando in giro prossimamente, nelle prossime settimane, magari facilmente troviamo delle betulle che hanno un tronco abbastanza svettante, per cui il primo impalcato di rami è abbastanza alto, è per quello che si usa il trapanino e il buchetto. Se no, se troviamo nella pianta un ramo ricadente abbastanza raggiungibile, l'alternativa è quello proprio di tagliare il ramo, piegarlo e infilare direttamente la bottiglia in un rametto che abbia un centimetro, 2 centimetri di diametro. Cimando il ramo e flettendo, sempre che sia raggiungibile. Normalmente partono da 4 metri e andare in giro per il bosco con la scaletta non lo vedo molto pratico. Immagino. Va bene, fatto questo, uno ci mette l'attrezzo, quel beccuccio è facile comprarlo, uno lo può comprare online, no, negozi non credo, no? Lo trovo, se riesco a farlo vedere, ma praticamente io me lo sono fatto, è un tubetto di metà di alluminio in cui gli ho fatto queste due. Ok. Sì. Com'è che si vede? Due denti, diciamo, per infilarlo dentro nella corteccia a fianco del buchetto, e dalla parte opposta gli ho fatto un cilindro di modo da poterlo infilare nel relativo tubetto. Quindi molto facile da, molto facile. Poi, da fare. Poi sotto si lega alla pianta la bottiglia che si è infilata, cioè il tubetto si infila nella bottiglia e la bottiglia si lega alla pianta. Sì, effettivamente, se si riesce ad aggiungere un ramo, la cosa è più semplice perché basta tagliare il ramo, infilarci la bottiglia e poi legare la bottiglia al ramo. All'incontrario, il buchetto è più facile mettergli una spina cilindrica, un bastoncino cilindrico per tapparlo prima di ringraziarlo. Il ramo, in effetti, sarebbe da portare mettergli un po' di cera. Flavio, noi abbiamo parlato della linfa, chiaramente, perché era l'argomento del giorno, ma immagino da questa pianta non si estrae soltanto quello, non è l'unica cosa che si usa la linfa. No, tutt'altro. Anzi, questa è un'utilizzazione molto specifica appunto di queste 2 settimane primaverili. Normalmente della betulla possiamo usare le foglie sia come per un infuso, sia come tintura madre, che hanno delle caratteristiche molto diuretiche, anticellulitiche, antireumatiche, antigottose, per abbassare il colesterolo e antisettiche. La funzionalità della betulla è tipicamente nei confronti dell'acqua, rinvescica, per cui ha una funzionalità che, a differenza della linfa, che è prevalentemente ascendente, ovviamente l'acqua ha peculiarità di affondare, di portare all'interno, di pulire l'interno. Per cui avremo delle funzionalità della betulla abbastanza analoga a quello che è l'equiseto. Anche l'equiseto lavora molto
sull'acqua Rene Vescica, molto bene. Forse la differenza è che l'Equiseto è molto più silicio, molto più mineralizzato, per cui dovremmo stare attenti in casi di calcolosi, per cui magari lavoreremo in caso di calcolosi con la betulla, negli altri casi possiamo o interagire fra i due principi o lavorare solo con la betulla. Oltre alle foglie, possiamo usare, cioè si può usare anche la corteccia, di cui la corteccia della betulla è abbastanza, ha gli stessi, ha dei principi attivi molto simili a quelli del salice e del nocciolo, per cui acido salicilico, per cui febbrifugo al posto dell'aspirina, solo che essendo un fito complesso, la complessità di tutti i principi attivi fa in modo che rispetto all'aspirina, un principio chimico monocomponente, la complessità delle molecole che ci sono nel fito complesso riescano a minimizzare molto di più gli effetti collaterali dell'aspirina. Dalla corteccia possiamo anche utilizzarla per ottenere il carbone vegetale. Per cui il legno e la corteccia possono essere portati a carbone, che è quello che si usa quando per aerofagia, per assorbimenti intestinali. Per Senti, cui la della. una cosa, perché hai detto chiaramente, vabbè, usare la corteccia mi viene in mente. Dici un modo gentile per raccogliere la corteccia di un albero. Gentile per l'albero. L'albero? No, nel senso che raccogliere le fogliettine per farci o la tisana o l'infuso o la tintura madre, basta prenderne un pugno da una pianta, un pugno dall'altra pianta, eccetera, non si fanno danni, non c'è assolutamente problemi. La corteccia e soprattutto il legno con cui si fa il carbone vegetale non è compito nostro, perché è soltanto quando si sega la pianta. Non è carino segare un pezzo di pianta per farci duetti di carbone vegetale.